Tra i pesci d'aprile non poteva mancare quello del paese dei Bucerdi, la frazione collinare delle Piastre sulla montagna pistoiese, dove da mezzo secolo ogni anno viene organizzato il campionato italiano della bugia. Con un comunicato stampa in vero stile goliardico viene infatti annunciato il prototipo di un'auto veramente unica, che si guida da sola ed è alimentata a cubetti di ghiaccio secco. Si chiama UT ed è la prima auto al mondo che si guida da sola, si legge nella nota. Grazie a Balik, l'innovativo turbo bicilindrico da 999 centimetri cubi è in grado di raggiungere i 100 km orari in meno di 3 secondi e consuma davvero poco, grazie ad una soluzione sicuramente rivoluzionaria. Abbandonato l'ormai obsoleto idrogeno, gli inventori, si legge ancora nella nota, hanno sperimentato con successo l'alimentazione a ghiaccio secco. La nuova autovettura, con soli 3 cubetti, percorre infatti più di 100 km, a patto che la velocità di crociera non superi i 120 km all'ora.